Rassegna stampa di oggi, 1º agosto 2018. Cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Migranti, giuristi dicono riportati a Tripoli da Asso 28, non è respingimento collettivo, coordinamento spettava a Libia. Le opinioni di Francesco Del Freo, esperto di diritto penale transnazionale, ed Elda Turco Bulgherini, professoressa di diritto della navigazione a Tor Vergata e presidente dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo. L'intervento è avvenuto nella Search and Rescue Region libica. Non si può non riconoscere la sovranità del paese in quella zona, a prescindere dalle condizioni nei centri di detenzione. Tecnicamente il porto di Tripoli è attrezzato e presidiato. È sul piano umanitario che servono passi avanti, hanno detto. Rai, la commissione di vigilanza boccia la nomina di Foa. PD, Forza Italia e Liberi Uguali non partecipano al voto. L'organismo parlamentare respinge la proposta del governo Movimento 5 Stelle Lega per il vertice della TV pubblica. I 5 Stelle dice volevamo la RAI del cambiamento, non l'hanno voluta. È resuscitato il patto del Nazareno. Forza Italia, l'ex inviato del giornale, dice resta nel CDA. L'esito è stato chiaro, ignorarlo mi sembra impossibile. Skinhead, gli italiani reclutavano mercenari, si arresti, combattevano con le milizie separatiste filorusse in Ucraina. I carabinieri del ROS stanno eseguendo arresti a Milano e nelle province di Avellino e Parma nei confronti di 6 persone accusate di reclutamento di mercenari e combattimento in un conflitto armato estero. Secondo quanto è emerso, alcune indagini nell'area Skinhead della Liguria hanno svelato l'esistenza di una struttura operante sull'asse Italia-Ucraina per il reclutamento di mercenari tra le fila delle milizie separatiste filorusse nella regione del Donbass, teatro degli scontri armati con le truppe del governo di Kiev. Protezione umanitaria, il Viminale insiste, nuova circolare, concedetelo di meno, consiglio rifugiati, cresceranno i ricorsi. In una mail diretta alle commissioni territoriali, il prefetto che presiede la commissione nazionale, Sandra Sarti, scrive che il numero di casi pendenti è rimasto invariati e la direttiva del Ministero non ha ancora trovato attuazione e che anzi il dato numerico è addirittura aumentato. Rifiuti, allarmi, incendi, il governo trasforma gli impianti in siti sensibili per forze dell'ordine, ma controlli non bastano. Il ministro Costa firma la circolare per far rientrare gli impianti che stoccano l'immondizia tra quelli controllati nei piani della prefettura. A Pavia il prefetto ha pianificato verifiche a sorpresa, ma osservatori addetti dicono servono soluzioni strutturali per diminuire la spazzatura negli stabilimenti. Una fonte del NOE al fatto.it ha detto che bisogna abbassare le tariffe di smaltimento per agevolare quello legale. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.